Eccoci qua, signori. Francesco Lamanno, punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri, porto al successo parrucchieri, imprenditori, liberi professionisti. Bene, cliccate la campanella e iscrivetevi subito al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità di online marketing e di marketing per parrucchieri. Bene, oggi di cosa parliamo? Parliamo di come creare un blog per parrucchieri. Il blog per parrucchieri è uno strumento fondamentale in ogni salone di acconciature. Perché? Perché come salone di acconciature dobbiamo avere la possibilità di, lo abbiamo già detto, attrarre della clientela, dei potenziali clienti che non ci conoscono, educarli e infine vendere. E vendere ripetutamente. Quindi tutto quello che è il nostro ecosistema di marketing per parrucchieri, che non è né più né meno che un processo organizzato per vendere prodotti e servizi in maniera continuativa, ha un pubblico, ha un mercato di riferimento e monetizzarlo continuamente, ok? Per fare tutto questo, all'interno del nostro grande ecosistema di marketing abbiamo anche il blog. Che cos'è il blog? Il blog è uno strumento, una piattaforma web all'interno della quale pubblicare degli articoli volti a esplicare, argomentare i nostri prodotti e servizi e andare a risolvere soprattutto i problemi e le necessità delle clienti, in modo da innanzitutto educare la clientela e poi acquisire nuovi clienti e oltretutto aumentare quella che è la fish media delle clienti. Perché? Partiamo da un presupposto che purtroppo voi non tenete mai in considerazione. Blog per parrucchieri ne ho visti pochissimi, perlomeno in Italia, all'estero ce ne sono, perché ho anche clienti stranieri, ma in Italia pochissimi di voi utilizzano il blog. Avete il sito, in molti, non in tutti, non tutti. Avete magari qualche landing page, pochissimi parrucchieri, quasi nessuno utilizza un blog. E questo è un male, perché? Perché se voi volete andare ad attingere a una platea di consumatrici che cercano determinati servizi, dovete fornire dei contenuti ottimizzati che si posizionano nei motori di ricerca, ok? Che si posizionano nei motori di ricerca e che vi permettano di andare a intercettare questa domanda di mercato. Perché funziona il blog? Perché voi potenzialmente potete fare un articolo al giorno, più articoli al giorno, più articoli a settimana, poi alla fine se ne fanno due, tre a settimana massimo, e sarebbe già buono, nei quali andate a rispondere a quella che è un intento di ricerca, una query cosiddetta, delle consumatrici. Mi spiego meglio. Se voi avete, innanzitutto dobbiamo andare a capire qual è il key nel marketing per parrucchieri, cioè qual è la tipologia di cliente ideale, di buyer persona che voi volete avere in salone. Qual è la cliente ideale che volete avere? Fatto quello, possiamo andare a scrivere l'articolo. Perché? In pratica, se voi avete dei servizi di scrittura, è inutile che andate a rispondere alla domanda come fare la piega mossa. Ve ne frega niente di fare una piega mossa, piega onde, capite? Vi interessa andare a intercettare quelle peculiari clienti che ricercano un servizio di scrittura e un servizio di balayage, air touch. Come fare? Con il blog. Con il blog noi possiamo scrivere un articolo che sia esaustivo, non brevissimo, sette parole che non serve assolutamente a nulla, ma un articolo che vada a specificare in maniera completa, in maniera esaustiva e risolve tutte le problematiche delle clienti e va a rispondere a tutte le obiezioni delle potenziali clienti. A questo serve il blog. Una volta che voi avete scritto questo articolo, con il tempo, non subito, nel corso dei mesi,
l'articolo si posiziona sulla SERP di Google, che sarebbero tutti i risultati che dà il motore di ricerca, e successivamente andrete ad acquisire, poi ovviamente posizionando il vostro articolo verrete trovati dalle clienti che cercano quel servizio, verrete contattati. A quel punto dovrete essere svegli a mettere le giuste call to action, quindi le giuste chiamate all'azione, un modulo di contatti, magari un pop-up che si apre e che rimanda a contenuti gratuiti, un video gratuito dove ti faccio vedere come gestire il biondo, un video gratuito dove ti faccio vedere come neutralizzare i fondi di schiaritura gialli e aranci, un coupon del 15-20% di sconto per venire da me se sei una nuova cliente o su quello specifico servizio, un modulo di contatti in cui la cliente inserisce i suoi dati, nome, cognome, numero di telefono e mail, non dimentichiamoci la mail, e da lì in avanti abbiamo possibilità di contattarla per farla venire in salone. Ok? Semplice. Più andiamo ad aggiornare questo blog, più avremo possibilità di andare a posizionarci sul motore di ricerca e rispondere a tutte le domande che fanno le clienti e intercettare sempre più clienti, fare sempre più contatti. Io faccio tantissimi contatti tutti i giorni di voi parrucchieri, e voi lo sapete perché se mi seguite mi avete ovviamente sul sito lasciato i vostri contatti, e in questa maniera io vado a acquisire dei potenziali clienti e dei clienti. Ok? Quindi più contenuti farete, più avrete la possibilità di incrementare quello che è la lead generation, quindi la generazione di contatti. Ma non è finita, non è assolutamente finita. Per quale motivo? Perché anche le vostre clienti che già frequentano il salone, che già fanno servizi, che già acquistano prodotti, verranno educate, verranno informate, o meglio educate, a quello che è quelli che sono i vostri nuovi servizi, i vostri nuovi prodotti, quindi spenderanno di più. Quindi vedete che andiamo ad aumentare quella che è la fish media, o comunque il consumo medio annuale, il lifetime value, quindi il valore che ha nel corso della sua vita, diciamo, economica da noi il cliente, andrebbe a incrementare anche i nostri fatturati e profitti. A questo serve il blog. Inoltre non è finita. Aumentando il numero di articoli, aumentando tutto quello che è, diciamo, questi post, il nostro blog andrà ad acquisire sempre più autorevolezza agli occhi di Google, sarà sempre più facile posizionarlo sulla SERP, e diventerete delle autorità in quell'ambito lì. Perché? Perché se voi ad esempio avete fatto l'Air Touch con Danilo Bosic, la tecnica del momento, e questo Air Touch voi lo avete posizionato, e su questo Air Touch scrivete sempre articoli nei quali ovviamente anche lì andrete a pubblicarli con continuità, magari una settimana, inserite anche delle belle foto dei lavori che avete fatto con le clienti, le foto delle clienti con voi, dei video, sempre all'interno del blog, sempre all'interno del post del blog, perché è così che bisogna farlo. Le persone che vorranno fare quel servizio in quella zona, che attenzione, non è solo la vostra città, perché le clienti fanno oltre 100, ormai per fare servizi qualitativi fanno più di 100 km, se vogliono davvero un servizio d'eccellenza, e verranno a trovare voi. Quindi quello che vi sto dicendo, avete possibilità di fare in maniera totalmente gratuita, organica, senza pagare pubblicità,
avrete possibilità di aumentare i clienti, aumentare gli incassi, aumentare i profitti, aumentare la fish meal. Vi piace questa idea qui? Normale. Quasi nessuno lo fa, non so perché, è una delle strategie migliori. Perdete un mucchio di tempo sui social network a postare dei contenuti assolutamente inutili, perché quando voi postate tutti i giorni delle foto dei lavori non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Avete buttato via tanto tempo, non avete concluso un cazzo, non avete acquisito clienti, non avete fatto niente. Certo che dovete pubblicare qualche foto, ma non tutti i giorni, mille foto, e grazie del colore, grazie di quello, ma che palle. Cioè, o il prima e il dopo, va bene, una volta, non 10 volte quel tipo di contenuto. Dedicatevi al blog, e questo come, diciamo, argomento principale. Poi c'è un altro aspetto, l'aspetto che se volete effettivamente riuscire, una volta scritto il contenuto, a posizionarlo sulla prima pagina di Google, perché è lì che dovete essere, occorre fare tutto un lavoro di SEO, quindi Search Engine Optimization, quindi ottimizzazione di queste pagine, delle vostre pagine web o del blog, sui motori di ricerca. E questa è una vera e propria disciplina, è una vera e propria materia di specializzazione di lavoro, i quali ci sono esperti che fanno quello. Se andate a vedere il mio sito, io lavoro quasi esclusivamente con l'organico ormai, e anche con YouTube, ma parliamo del sito. Il sito ha più di 1000 contenuti disponibili, oltre 500 guide gratuite, nelle quali io cosa faccio? Né più né meno di quello che dico di fare a voi. Vado a illustrare quelli che sono i miei servizi, vado a rispondere alle vostre domande, vado a esaudire i vostri desideri, soddisfare le vostre richieste, e mi arrivano dei contatti. Ovviamente la SEO è una materia che necessita di uno studio, un'analisi tecnica, una realizzazione tecnica, oltre che di contenuti legati all'argomento, legato all'ortografia e quant'altro. Questa parte tecnica, fatta in maniera molto specifica, occorre conoscerla la SEO, non si può andare alla belle meglio e sperare di ottenere risultati. Già è difficilissima oggi fare la SEO, una volta bastava ripetere 1000 volte la keyword, la parola chiave, eravate belli che a posto. Adesso non è più così, adesso occorre tutta una parte tecnica, ci sono alcuni fattori di ranking con i quali Google, l'algoritmo di Google ci permette di posizionarci. Sono oltre 200 i fattori di ranking, alcuni sono noti, altri no. Vediamone alcuni. È necessario andare a valutare quello che è la lunghezza dell'articolo, la rilevanza, il titolo, i vari tag title in H1, H2, quindi con questo formato. Lo so, adesso rimanete sbigottiti, non sapete cosa vi sto dicendo, ma prendetele per buone queste informazioni. Perché? Perché se non le conoscete e volete approfondire questo argomento relativo al blog per parrucchieri, ai blog in generale e alla SEO, ragazzi, dovete studiare. Io sono noioso, vi ripeto sempre le solite cose, ma anche perché è la verità. Dovete studiare la SEO, dovete studiare quello che è la realizzazione dei blog. Se volete farlo, io continuo a dirvelo, poi mi chiamate, Francesco aiutami, ragazzi, bisogna fare i corsi. Vi fornisco nel link in descrizione che trovate sotto questo video una prova gratuita con oltre 200 corsi. Fatevi questa prova gratuita, vi iscrivete in molti alla landing page che è la mia, lasciate i dati, nome, email. Vi invio una mail nella quale vi fornisco la prova gratuita, ma fatela. Ma quanti di voi si sono iscritti e non l'hanno fatta la prova gratuita? Ma di cosa avete paura? Ma ditemi, fatemi capire di cosa avete paura.
Fatela, abbiamo una piattaforma che è meravigliosa. Vi spiega esattamente tutto quello che dovete fare in maniera completa, in maniera chiara, semplice. Avete i videocorsi, li potete rivedere 1000 volte senza alcun problema. Avete un costo mensile che va a 50-60 euro. Potete disdire quando volete, ragazzi. Avete il Netflix dei videocorsi di marketing e digital marketing. Ma fatelo, è inutile che mi chiamate 1000 volte. O se no, volete chiamarmi, venite in consulenza, vi spiego io cosa dovete fare. Sappiate che le mie consulenze sono prezzate a 1000 euro all'ora, eh? Sappiatelo. Io vi consiglio prima di fare i corsi, poi vedete voi. Poi ho altri prodotti, ho le guide, ho tutto. Cliccate il link in descrizione e trovate qualsiasi cosa. Però dovete agire. Tutte le volte che mi scrivete, mi chiamate, ma io devo fare questo, devo fare quello, devi studiare. Non potete continuare a stare a vedere video e non agire. Ma se io non capisco, se tu non lo capisci lo rifai. Ma non c'è un'altra alternativa a questo sistema, non esiste. Ma dopo tanti anni anch'io continuo a studiare, continuo a ripetere, continuo a approfondire, investire soldi nella formazione, dovete farlo anche voi. Molto semplice, non c'è altro da dire, non ci sono altre possibilità, d'accordo? Cioè questo, di questo si tratta. Quindi tornando a noi, se volete farlo cliccate in descrizione, trovate tutti i prodotti che volete. Se non sapete farlo, abbiamo anche un'agenzia, cliccate e partite, ok? Trovate tutto. Cliccate link, abbiate la bontà di cliccare il link in descrizione e di leggere, più di così. Tornando a noi, dicevo, i tag title, quindi gli H1 e H2 posizionati nel modo corretto, inserire la keyword principale nella maniera corretta, lo slug conta, la descrizione conta, l'autorevolezza, l'autorità del sito conta. Conta il numero di articoli presenti nel sito, il numero di pagine, conta gli anni di anzianità del dominio. Quindi, come vedete, non è un qualcosa di semplice, è un qualcosa di molto impegnativo, di analitico, che bisogna studiare. Ma una volta che voi avete appreso tutte queste abilità, una volta che voi avete iniziato a posizionare un bel po' di articoli, i clienti arrivano in automatico, i clienti comprano in automatico. Quindi tutto ciò vi consente di avere un traffico cosiddetto organico, non un traffico a pagamento. Il traffico organico è fondamentale per avere un'attività sostenibile nel tempo. Dovete fare pubblicità sponsorizzate? Certo. Ma dovete anche andare a programmare una strategia di traffico organico. E il blog è meraviglioso, d'accordo? Questo è fondamentale, questo è imprescindibile. Una volta che fate tutto questo, poi un'altra cosa, sono importanti anche i backlink, cioè i siti che vanno a linkare i vostri articoli, i vostri post, le vostre risorse. Tutto questo incide. Se voi riuscite a creare più autorevolezza, andate anche a risparmiare soldi nelle pubblicità, perché le clienti incominceranno già a conoscervi, sapranno già chi siete e avrete più facilità nel generare contatti, nel fare vendita, nel vendere servizi e prodotti. Capite? Questo è il concetto del blog, che è il cuore di ogni attività. Un sito con un blog non deve essere un sito statico. Io ho fatto un video ieri
nel quale affermavo che il sito è morto. Certo, il sito è morto, ma il sito statico, non un sito dinamico con molti articoli, molte landing page, molte pagine, molti blog post nei quali andate a illustrare tutti i prodotti e servizi, cosa fate, chi siete, perché potete aiutare i clienti, perché potete fornire questa unique selling proposition. Questo non finirà mai, non ci sarà mai un momento in cui verrà meno. Ci siamo? Quasi nessuno non lo fa, quasi nessuno. Io non riesco davvero a capire cosa accade. Molte volte, 99 volte su 100, fate realizzare un sito da un'agenzia, un sito molto bello graficamente, anche da un punto di vista della velocità di caricamento risponde bene, e poi resta buttato lì. Cioè, voi venite trovati su Google dalle potenziali clienti che cercano un servizio solo se cliccano il vostro nome. Ma cercate di riflettere: se voi volete fare delle clienti nuove, queste clienti non vi conoscono perché sono nuove, vanno su Google perché vogliono un balayage a Firenze, cliccano balayage Firenze, uscite fuori voi dalla ricerca? No. Voi uscite fuori se viene fuori Pinco Pallino Air Studio. Non siete posizionati. Invece, se voi incominciate da oggi, non da domani, a buttare giù dei post, degli articoli del blog dedicati proprio al balayage a Firenze, balayage a Firenze, ne fate 1, 2, 3, 10, 20, 100, quando la cliente, la potenziale cliente cliccherà dove trovare il balayage a Firenze, come fare il balayage a Firenze, e rispondete a varie problematiche delle clienti, andate ad attaccarle in vari angle, ma questo è tutto un altro discorso di copyright, che è ancora, diciamo, additivo ai discorsi che abbiamo fatto, verrete trovati, farete nuovi clienti, fantastico, ma dovete farlo. Avete un altro problema: ma sì, ma Frank, ma io non ho tempo di fare queste cose. Nessun problema, cliccate il link in descrizione, abbiamo degli ottimi professionisti che vi possono aiutare a svolgere tutto questo tipo di attività a pagamento, ovviamente non è gratuito. Però se non avete tempo, non avete voglia, non vi va di mettervi lì a imparare tutte queste cose, abbiamo dei servizi down for you. Cliccate il link in descrizione, abbiamo la più grande piattaforma di professionisti sul mercato che vi può aiutare. Vi scrivono gli articoli, ve li posizionano, vi fanno il sito, vi aggiornano il blog. Questo è importante. Questo è importante. Se invece volete farlo, ci sono tutti gli strumenti necessari. Li trovate nel link in descrizione, trovate WordPress, trovate SiteGround come hosting dove appoggiare i siti. Delle promozioni pazzesche, con mi sembra 4-5 euro al mese avete l'hosting, avete Elementor per fare i siti, avete WordPress, avete SEMrush per fare tutte queste analisi, trovate tutti i link in descrizione. Quindi, tanto per capirci, avete necessità di andare a trovare nuovi clienti, avete necessità di monetizzare di più i vostri clienti, volete farlo in maniera organica senza spendere soldi di pubblicità, ok? Potete farlo con il blog. Volete imparare a farlo voi? Cliccate il link in descrizione, trovate la più grande piattaforma, le più grandi piattaforme in Italia dedicate al marketing e al digital marketing. Con 50-60 euro al mese lo potete fare. Non vi interessa? C'è la mia guida, cliccate il link in descrizione, ve la comprate e studiate. Non volete manco far quello? C'è l'agenzia, vi facciamo tutto. L'unica cosa è agire, cambiare mindset e buttarsi. Buttatevi, ok? Con questo è tutto, vi saluto, buona giornata.